Movimento 5 Stelle, sanzionati i parlamentari che tentarono l'irruzione nell'ufficio di presidenza della Camera per protestare sui vitalizi. Per loro 15 giorni di sospensione. Paola Cervelli. 42 in tutto e 5 Stelle sospesi, con sanzioni dai 5 ai 15 giorni. I fatti sono quelli del 22 marzo scorso, quando i deputati del movimento avevano interrotto il question time per protestare contro l'ok alla proposta PD sui vitalizi e poco dopo avevano tentato l'irruzione in ufficio di presidenza, forzando il cordone dei commessi, alcuni dei quali rimasti contusi. Proprio questo episodio viene giudicato il più grave e punito con 15 giorni di sospensione. Un fatto senza precedenti, dice l'ufficio di presidenza, un serio attentato al funzionamento delle istituzioni e al libero confronto, viste le modalità aggressive. I 5 Stelle non ci stanno e rilanciano l'abolizione dei vitalizi in piazza Montecitorio. Alle telecamere mostrano i volti di parlamentari di altri schieramenti e lo slogan si fregano la pensione. Quando a settembre il vitalizio scatterà anche per noi, spiega Di Battista, rifletteremo su cosa fare. Fake news, aggiunge, le indiscrezioni sui legami tra movimento e governo russo. È avvilente vedere come una forza politica che fa una battaglia contro le sanzioni alla Russia e per esempio per collaborare insieme alla Federazione Russa, insieme ai paesi NATO e ai paesi dell'Unione Europea contro il terrorismo, venga associata appunto a Putin. Il Movimento 5 Stelle non è filo Putin, non è filo russo, non è filo americano, è filo italiano. È la stampa a riferire della preoccupazione di Washington per l'influenza che Mosca starebbe cercando di esercitare sulle prossime elezioni italiane, usando, dice il quotidiano, proprio il movimento, oltre alla Lega. Putin è un interlocutore, commenta Maglio Di Stefano, e sugli arresti a Mosca. Non è democratico, ma non tocca a me giudicare. E poi smentisce di avere un ruolo ponte con Mosca, mentre Grillo sul blog guarda avanti, basta arrabbiarsi, siamo propositivi, siamo pronti a prenderci l'onere di